Buonasera, Lorenzo Conte. Buonasera a Con voi. Davide Barletti, è il regista di uno dei film della rassegna Noi e gli altri, Molise Cinema a Campobasso. Lorenzo, è la prima volta che vieni? Sì, è la prima volta che vengo. Sì, e vieni in una manifestazione che porta molta gente al cinema e magari si possono vedere anche film difficili da distribuire, magari come il tuo. Sì, mi sembra di capire, cioè sicuramente il Molise Film Festival e le sue propaggini, il suo festival diffuso è una cosa buonissima per il territorio perché mette in condizioni le persone di vedere film più originali che magari hanno più difficoltà a uscire nei cinema classici e al tempo stesso ai registi o agli addetti ai lavori di conoscere un territorio così bello, interessante. E quindi c'è questo abbinamento proprio territorio-cinema che sia per lo spettatore che in questo caso il regista è fondamentale ed è una cosa bellissima. In questo film si trattano tematiche importanti, delicate come quella del rapporto tra gli adolescenti, ma ci sono tante cose. Tu hai un passato da autore di documentari, no? Quanto è difficile passare dal documentario a un film vero e proprio? Beh, sono due linguaggi diversi, però per chi come me viene dal cinema del reale, dal documentario, si porta dietro un bagaglio, un metodo di lavoro che poi porta anche nella fiction. In questo caso abbiamo deciso di lavorare con 24 ragazzi, bambini. Tutti non professionisti, tutti stavano alla prima esperienza, raccolti sul territorio, in particolare in questo caso in Puglia. Quindi è portato E molto quindi reale. anche là, se poi c'era un approccio quasi documentaristico su una storia completamente di finzione, anzi tratta da un libro, quindi con una sceneggiatura forte, però gli interpreti per esempio erano tutti ragazzi che stavano alla prima esperienza, quindi l'approccio per il regista era anche come quando sei con persone reali, persone vere e giri un documentario. Senti, la atemporalità di questo film, un film che tratta temi universali per una situazione universale, diciamo. La storia degli anni 70, se vogliamo, però potrebbe essere collocata in qualsiasi ambito temporale. È una scelta chiaramente voluta per dare al film una connotazione quasi da favola, leggevo anche in alcune tue interviste. Assolutamente sì, il romanzo da cui è tratto il film è ambientato a metà degli anni 70. Noi, io e Davide, come registi, abbiamo voluto prendere il nocciolo di quella storia, ma in realtà dargli una temporalità, come tu dici, proprio per rendere la storia il più universale possibile. C'è una storia sicuramente di lotta di classe, di fine di lotta di classe, però in questo caso vista attraverso gli occhi dei bambini, ma è anche un romanzo di formazione. Un'estate, quell'estate in cui tutti siamo più o meno passati e in cui diventi un po' grande, inizi a scoprire le donne, le ragazzine in questo caso, inizi a capire che il mondo forse non è completamente bianco e nero, ma è un pochino più complesso, in un qualche modo. Ti prepari all'età adulta e questo film racchiude un po' queste due tematiche, una visione della lotta di classe però vista attraverso i bambini e la crescita e quindi renderla il più universale possibile, questo era il nostro obiettivo, non legarla agli anni 70 o a una data, a un territorio ben preciso, ma renderla anche una favola, una fiaba. Obiettivo centrato, visto il successo che ha avuto e dove è stato distribuito naturalmente il film. Per quanto riguarda altre tematiche da sviluppare, abbiamo visto che gli adolescenti sono un tema abbastanza caldo in questo momento, abbiamo visto anche Sicilian Ghost Story e tanti altri film molto belli e interessanti che hanno avuto successo con il posto. Qual è il tema, il prossimo tema che vorresti sviluppare? Già un'idea? No, stiamo insieme a Davide e a Carlo, lo sceneggiatore di questo film, stiamo chiaramente ragionando su vari soggetti possibili e la cosa buffa è che sono uno molto diverso dall'altro, quindi non c'è un filone
prevalente, ma per quanto ci riguarda c'è sempre un approccio, quello sì, deve essere un approccio libero, indipendente e sempre originale. Poi la storia può essere una storia di bambini, può essere un documentario, può essere una storia distopica, di fantascienza, ma in un qualche modo è l'approccio che conta. Ultima cosa, il rapporto con Claudio Santamaria si va rafforzando, no? Questa volta c'è un ruolo marginale. Fa un cameo. Lui stava, ci serviva un adulto, perché è un film tutto di ragazzi, e lui stava sul set di Gig Robot. Mi ha detto: Claudio, puoi venire a fare questa particina? Ti rubiamo un giorno. E, no, non posso, sto impegnato. Ho detto: guarda, devi recitare a cavallo con la spada, è una scena in costume, recitando in greco bizantino. Ho detto: vabbè, allora vengo. Quindi questo è l'esempio di come dire, un attore originale, certo, che si vuole sempre confrontare con ruoli diversi. Fa una particina e dopo aver lavorato con noi su Fine Pena Mai, che era il precedente lungometraggio, ci ha fatto questo regalo di aprire il film in un qualche modo con la sua interpretazione. Benissimo, allora arrivederci a Molise Cinema, magari a Casa Calenda durante il festival, un prossimo film. Sarà bellissimo, grazie. Speriamo. Grazie a voi.